Buongiorno a tutti. Oggi è martedì 2 febbraio e parliamo di analisi ciclica evoluta. Dopo aver fatto un bel salto in su, dando la possibilità a un T settimanale ormai di partire, sapete che sono sempre molto prudente a segnalare appunto le cose. Si pensava che, dato che non c'era stato alcun aggiornamento di massimi dopo questo massimo, che effettivamente piano piano il nostro T settimanale si sarebbe vincolato a ribasso e sarebbe andato a scendere. Invece, che cosa è successo? Ieri abbiamo superato con questa candela delle 12:15 sia questo massimo che già c'era stato, ok? E questa mattina, adesso in apertura, abbiamo superato questo massimo a 21.941, quello swing di cui vi parlavo. Siamo a 21.978 e quindi vedete che il punto di domanda ci stava sui nostri T-3, ovvero che cosa succede? Succede che questo diventa il settimo T-3 inverso, questo diventa l'ottavo e qui dobbiamo andare a vedere, ok, se a 34 barre sta ancora continuando il nostro ottavo T-3 inverso, piuttosto che si è fermato a 25, perché anche ieri di nuovo ha dato segno di iniziare ad anellare per far partire un altro T-3 e teoricamente anche andare in chiusura di primo T-1 a tre tempi ed altro, ma come vedete rimangono in lateralità, non si sale sopra un massimo per un bel po' di tempo, perché in realtà sono un giorno pieno e qualche cosa. Successivamente si viola lo swing di massimo, ecco perché sono prudente appunto sui T-3 ed ecco perché soprattutto appunto sugli inversi faccio sempre attenzione prima di sciogliere quelle che sono le riserve. In questo caso che cosa ci direbbe la teoria? Che questo minimo, essendo stato violato e avendo comunque un T-5 inverso rialzista però ribassista di indice, è possibile che qui si vada ancora a far partire un nono T-3 e che non stia soltanto chiudendo l'ottavo T-3 qui. Quindi qui ci sarebbero tutte le condizioni già per la chiusura dell'ottavo T-3, il nono si sarebbe già vincolato a rialzo per tutta la sua durata, anche soltanto quella minima, e quindi per eventualmente, siamo alla nona barra, fino alla 24esima arriveremo alle 12:45, all'una almeno. Peraltro abbiamo che le medie mobili provano a lucinare per andare in Golden Cross, anche se hanno avuto un approccio diverso dal solito. Qui hanno provato a salire, ma poi si sono riallontanate. Qui c'è stato un tentativo di salire, ma sono andate in laterale quasi. E finalmente piano piano qui hanno iniziato ad avvicinarsi. Per cui anche questa cosa cercate sempre di farla vostra, cercate di osservare che cosa succede, perché è importante vedere questi movimenti ed è importante, come al solito, avere delle attenzioni appunto sugli swing. Qui di nuovo continuo a dirlo. A mio avviso, su questo minimo del 28 gennaio non si è chiuso il TP2. Il TP2 è sceso moltissimo e sta facendo partire il suo quarto T settimanale, che è arrivato con oggi a 1, 2, 3, 4 giorni. Oltretutto, tempo reale. D'inverso. Siamo arrivati già a 9 barre su massimo 11 e non è detto che le voglio fare tutte 11, quindi siamo a 9. Siamo già avanti, anche come
TP1 inverso, da qui insieme al TP2 mensile è partito anche il primo TP1 inverso, che a parte essere sceso bene, ok, ci sta dicendo che in questo momento siamo già arrivati a una durata più che media, perché dovrebbe essere 16 barre, noi siamo già 18. Quindi, se qui si dovesse configurare una candela che diventerà una shooting star, si inizierà poi pian piano appunto a scendere sotto questo minimo, quello a 21.311. Per quanto riguarda il DAX, come avete visto, qui non c'erano cose particolari da far notare. Anche in questo caso abbiamo superato questo swing che vi dicevo tempo fa, qualche analisi fa, che doveva essere quello da monitorare per vedere se questo si sarebbe trasformato in settimo timo neutrale inverso e così via. Perché la condizione sufficiente qui ce l'avevamo per la chiusura dell'inverso. Adesso abbiamo visto che siamo andati a fare anche l'ottavo. E anche in questo caso, dato che ci sono dei punti di domanda da dove sia partito effettivamente l'ottavo timo neutrale inverso, dato che il DAX è più in linea con l'americano, vedremo se siamo già arrivati in 39esima barra, il che ci direbbe che ne mancherebbero al massimo 5 da 15 minuti, quindi un'ora e un quarto, al massimo prima di eventualmente iniziare a scendere. Piuttosto che, secondo altre ipotesi, se invece si fosse partiti da ieri alle 10 e mezza, saremmo comunque già oltre le 24 barre, perché saremmo arrivati a 28 e comunque in generale potremmo avere discesa. Anche perché, attenzione, la condizione minima per la partenza del quarto T settimanale da qui l'abbiamo fatta. Quindi adesso ci si aspetterebbe discesa anche per il fatto che bisognerà andare a chiudere un T-1 e che qui hanno fatto una vera schifezza. No, da questa parte no, qui non hanno fatto la schifezza. La schifezza l'hanno fatta qui quando il secondo T-3 si è vincolato al ribasso, questo minimo è superiore a questo minimo, quindi minimo inferiore, vincolo al ribasso, e non sono andati a chiudere sotto. Sono andati a chiudere qua, probabilmente, o qui. Per cui, ecco, stanno facendo schifezze sui mercati, iniziamo a fare attenzione e continuiamo a seguire appunto il nostro metodo per evitare di cadere nelle trappole. Per oggi appunto andiamo a vedere che cosa succede se comanda il DAX, ovvero se andiamo a fare appunto un massimo e poi iniziamo a scendere, oppure se è il MIB che guida e in questo caso c'è il punto di domanda di questo nono timo neutrale inverso che potrebbe essere partito da poco e da questo massimo e si potrebbe già essere vincolato a ribasso. Successivamente con i livelli di algoritmo capiremo che cosa hanno voglia di fare, perché qui appunto sono già arrivati a un ottavo timo neutrale inverso che è già una durata media di inverso interessante. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.